Ritroviamo qua anche sul libro di Amaldi le due condizioni affinché un corpo rigido sia in equilibrio, quelle che abbiamo chiamato le due equazioni cardinali della statica. La forza totale che agisce sul corpo rigido deve essere uguale a zero e anche il momento torcente totale. La prima condizione, quindi la somma vettoriale di tutte le forze applicate sul corpo rigido uguale a zero, impedisce al corpo rigido di traslare. Invece la somma vettoriale di tutti i momenti torcenti, i momenti delle forze applicate, uguale a zero, impedisce al corpo rigido di ruotare. Infatti, Amaldi dice che un corpo rigido può traslare, spostarsi nello spazio e ruotare. È in equilibrio se non si sposta e non ruota. Le forze causano gli spostamenti, ecco perché la forza totale deve essere zero per non far traslare il corpo rigido. E i momenti delle forze, cioè i momenti torcenti, causano le rotazioni, ecco perché il momento torcente totale deve essere zero affinché il corpo rigido non ruoti. Qui sono riassunte le due condizioni, forza totale e momento torcente totale uguale a zero, mentre invece per un punto materiale che non può ruotare, non ha senso far ruotare un punto materiale che non ha dimensioni, che non ha estensione, l'unica condizione affinché stia fermo in equilibrio è che la forza totale sia zero.